Amici dello yoga, ciao, è la vostra cugina Ayurveda che vi vuole raccontare per una decina di minuti qualcosa sull'olio di cocco. L'olio di cocco utilizzato in Ayurveda è un olio dalla qualità rinfrescante, come infatti come potete vedere quest'olio in questo momento è solido, solido perché la temperatura esterna è ancora bassa, ha bisogno di 28 gradi per diventare disponibile il liquido. L'olio di cocco utilizzato singolarmente è ottimo per esempio, per qualche goccia per nutrire il nostro viso, può essere utilizzato per struccare i nostri occhi, può essere utilizzato sui nostri capelli, lo spargiamo per bene e ci esponiamo al sole. È ottimo come dopo sole, mi raccomando, soltanto come dopo sole. L'olio di cocco, oltretutto, può anche essere utilizzato per quella pratica chiamata oil pulling, e qualora noi volessimo rinfrescare la nostra bocca, quindi il trattenimento di un poco di olio di cocco nella nostra bocca e poi espulso, sputato. Ecco, anche questo è ottimo perché appunto rinfrescherà la nostra bocca. Oggi vedremo come utilizzare l'olio di cocco per la preparazione di una maschera nutriente per pelli mature. Avremo bisogno quindi, come dicevo, dell'olio di cocco. Adesso per comodità io la maschera l'ho già preparata ed è così che verrà. Dunque, dicevo, abbiamo bisogno dell'olio di cocco, abbiamo bisogno della farina di avena. Io in questo caso ce l'ho integrale, però se voi la trovate anche non integrale va benissimo. La farina di avena perché ha una proprietà, qualità emolliente, quindi noi se andiamo a preparare questa maschera nutriente, l'avena è proprio il caso nostro. Avremo bisogno poi di una banana che io appunto ho già sbucciato e come vedete una banana piuttosto matura e poi avremo bisogno di un pochino di curcuma, giusto un pizzico. Allora, la preparazione ora ve la racconto. E prendete la vostra banana, la sbucciate, la mettete in una ciotola di questa dimensione o anche un poco più piccola, vedete voi. Prendete la vostra forchetta e schiacciate molto bene la banana, proprio deve diventare molto cremosa. Una volta che avete ben schiacciato e resa cremosa la banana, procedete con un cucchiaio di farina di avena, proprio un cucchiaio di farina di avena, un cucchiaio di olio di cocco e un pizzico di curcuma. Proseguite con l'impasto finché non diventa appunto una bella crema omogenea. Preparate il vostro viso, no? Vi mettete una bella fascia, il vostro viso deve essere ben pulito, la pelle del vostro viso deve essere ben pulita. E andrete a posare questo, un profumo fantastico, andrete a posare sul vostro viso questa maschera. Non sul contorno occhi, magari spalmatela anche un po' sul collo e décolleté e la tenete per 20 minuti. Questa maschera io l'ho già sperimentata più di una volta e devo dire che non è niente male, anzi, è proprio nutriente e anche il giorno dopo sentirete proprio l'effetto proprio di nutrimento. Una piacevole sensazione sulla vostra pelle. Quindi io vi consiglio ogni tanto di prendervi un poco di tempo per voi e prepararvi questa maschera. Il bello dell'Ayurveda è che molto spesso
maschere che si possono preparare appunto per la nostra bellezza sono maschere totalmente naturali, tant'è che appunto tutto ciò che mettiamo, che noi mettiamo sulla pelle per la Ayurveda deve essere anche qualcosa che possiamo anche mangiare. Ho pensato magari prossimamente, visto che ho intitolato questa cosa Tutto Cocco, prossimamente di proporvi una maschera invece per i capelli, che verrà fatta sì con cocco, ma non con l'olio, questa volta con del latte di cocco. E quindi mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione, come vi è sembrata, come vi ha lasciato la pelle. E un bacione a Tutto Cocco, alla prossima, ciao!